Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. 9:34 minuti in questo istante di oggi, giovedì 6 aprile. Benvenuti a tutti quanti e tutte quante, perché quest'oggi è una puntata dedicata soprattutto a voi donne, ma non solo, io dico, adesso che poi in realtà ne andiamo a guadagnare anche noi maschietti, sono sicurissimo. E quindi vi introduco, come dicono quelli più bravi di me, l'ospite di oggi, che è Veronica Benini di Stiletto Academy. Buongiorno Veronica, Buongiorno, benvenuta in studio. grazie. Grazie di esserti anche messa in tinta con i nostri colori sociali, quindi siamo ben contenti con questo Vabbè, vestito io in realtà rosso. mi vesto sempre così, Perfetto. così non ho il problema di cosa mi metto. Mi vesto sempre uguale, ho risolto il problema. Come tutti i grandi guru del web, se ci pensiamo, però scusami. Ma è una questione di praticità. Se tu organizzi eventi, fai mille cose, l'ultima cosa che vuoi è pensare, soprattutto per una donna che parla di tacchi, cosa cavolo mi metto? Ecco, allora lei ha anticipato proprio adesso, dicevi, di una donna che parla di tacchi, perché tu hai inventato, fondato, creato, pensato la Stiletto Academy. Esatto. Che cos'è la Stiletto Academy? La Stiletto Academy nasce nel 2011 ed era all'inizio un workshop per insegnare alle donne a camminare sui tacchi. Perché non so se avrete notato, ma ci sono molte donne che camminano molto bene, in modo anche molto sensuale, e donne che camminano tipo piccione così. Ora, non è una colpa. È solo una reazione del nostro corpo al tacco che non sa come gestirlo e si ripercuote fino a un colpo di frusta in testa. Quindi io mi ero detta, cavolo, cerchiamo di riparare questa cosa. Poi in realtà c'è una storia molto più profonda, perché ogni volta che si crea qualcosa non nasce soltanto da un bisogno, viene sempre da una storia personale. Quindi noi parliamo moltissimo di femminilità e di autostima alla fine. Allora, quindi, cioè, non è, tu ci devi dire appunto solo, cioè, non è un corso di portamento, non è dove vi spieghiamo Esatto. solo come fare a camminare coi tacchi, ma poi diventa anche un corso di autoconsapevolezza, un Esatto. momento, anzi un corso, un momento di autoconsapevolezza, Sì. di credere in se stessi, che insomma non è mai Non è male, mai non è mai, male. insomma non crediamo anzi mai forse abbastanza in noi stessi anche. Beh, le donne hanno il problema di avere tantissimi talenti, tantissime qualità, ma spesso non crediamo che noi siamo capaci di fare delle cose. Quindi questi corsi piano piano ho notato che il pubblico si gasava tantissimo, soprattutto vedevo delle ripetenti. Io dicevo, ma questa faccia l'ho già vista, tu il corso l'hai già fatto, ma tu cosa ci fai qua? Cioè non è proibito venire a tanti corsi, anzi adesso le invitiamo pure, però vedevo queste facce all'inizio quando era soltanto un corso di portamento e ho cominciato a chiacchierare, ho detto, ma perché torni? Perché mi tira su di morale, perché esco da qua e ho la carica, è bellissimo, è difficile trovare un posto pieno di donne dove le donne fanno il tifo per te, perché come ben sappiamo le donne fra di loro sanno essere anche molto stronze. Quindi in questi pomeriggi si crea un'ambiance molto molto interessante e quindi ci siamo evolute. Non direi che facciamo dei corsi di autostima o di motivazione, perché in Italia non è un filone che funziona come nelle Americhe o nel No, Sud ma America. poi è molto di moda adesso dirlo, quindi non dirlo è anche bello, brava. Sì, ma guarda, la questione è che succede comunque. Siamo un corso di È una portamento a tutti gli conseguenza, effetti, ma diciamo. è una bellissima conseguenza Ottimo. perché esci di lì con la carica. Quindi ci siamo organizzati con questi eventi che durano un intero Ah, pomeriggio. quindi insomma, anche impegnativi, ma un bel impegno e divertente, immagino. L'idea come ti è venuta? Nel senso che tu sei un architetto, no? Io prima facevo Io fuori l'architetto. onda, prendendoti in giro, ti ho detto, ma allora è proprio in crisi il mercato per gli architetti se devono mettersi a insegnare a camminare sui tacchi. E ti ho detto, no, anzi. Noi siamo progettisti e lo saremo sempre. Un architetto, non è soltanto uno che disegna case, palazzi, oggetti dal cucchiaio alla città, come si dice. Tu quando studi architettura, e prima di arrivare a studiare architettura, c'è comunque un sentirsi architetti, un sentirsi progettisti, è un percorso di vita. Arrivare in facoltà è solo per espletare questa voglia che hai, no, di lavorare, ma tutto quello che impari in facoltà e con la tua esperienza al lavoro, io sono passata dagli aeroporti ai grattacieli, e comunque si tratta di progettare e poi lo puoi ripercuotere su qualsiasi cosa. Puoi progettare un evento, puoi progettare un'agenda come facciamo. E un progetto ha tante fasi, quindi c'è un'idea, e un'idea da sola non basta, c'è da trasformarla in progetto, c'è da sviluppare questo progetto, poi immergerlo nella realtà, perché tu magari immagini una roba, poi la realtà ti fa cambiare, fa evolvere questo progetto, e quando è pronto c'è anche da raccontarlo.
E questo lo puoi sovrapporre su qualsiasi tipo di idea, su qualsiasi lavoro. Ecco perché gli architetti vanno dalla moda al design, al marketing. Gli architetti salveranno il mondo, questo è Beh, i progettisti. Dimmi dove non c'è bisogno di un No, progettista. dico, su quello stesso sgabello su cui sei seduta tu negli ultimi 6 mesi è passata veramente tanta Milano, come dico io, con tantissimi progetti interessanti, con tantissime storie da raccontare. Beh, buona parte di questi, se non fosse, anzi, la categoria maggiore che si è seduta lì era quella degli architetti, che hanno portato qui dei progetti pazzeschi, Esatto. bellissimi e soprattutto, a differenza magari di altri progetti, realizzati e realizzabili, cioè questo è stato molto bello. Beh, e questo è la forma mentis, il modus operandi che ha un architetto, assolutamente. Dicevi che appunto un architetto progetta e hai progettato un'agenda, che adesso io voglio Sì. capire come siamo passati dal tacco Passatemi l'agenda. alla agenda, e perché mi serviva il famoso libro da mettere in testa, no. No, non c'entra, non c'entra. Quella cosa del libro in testa serve per farti capire che la testa è in asse. Se Ah, però si cade, vuol fa, dire. però lo fate? Noi non la Ah, facciamo, ok, non però possiamo. è solo una verifica. Ok. No, con questa, tutta questa cosa delle ragazze che vengono agli eventi si sentono bene, poi continuano a chiederci, continuano a domandare sui nostri social. Ah, qual è la mia? La tua? Ok, Allora, eccola. ecco, questa è l'agenda che avete progettato. Ti prego, stacca pure la mia camera, che la faccio vedere bene. Eccola qua. Allora, si chiama Inspla, Sì, che è giusto? Inspl'agenda, Inspiration Plan Agenda, perché non è soltanto un'agenda, noi vedi che ha degli anelli Sì, qua. e quindi tu puoi C'è tracciata aprirla. quindi tutto. Questa è proprio tutto, Vieni, è usata, quindi sì, no, la non c'è so problema, benissimo. è quella di Adesso. Daniela. Ah, Allora, ok. che cos'ha questa agenda di Allora, particolare? partiamo prima allora. Come siamo finiti? Mi dicevi, come siamo Come finiti siamo dal finiti a tacco fare alla lean? dal tacco all'agenda? Perché il nostro target sono donne, il nostro Ok. pubblico sono donne e dopo che tu gli semini un'idea in testa, posso fare quello che voglio, mi sento energica, esco da qua, io racconto la mia storia, che dall'architettura sono passata ai tacchi, faccio la consulente di marketing, faccio quello, la start-up per l'imprenditrice adesso. E quindi si dicono, cavolo, se quella tizia lì, che io vengo da una storia di cancro, divorzio e sterilità, quindi ero veramente con tutti e tre i campi dell'oroscopo, salute, amore, carriera, Con zero tutti stelle, come si con zero dice. stelle, e se ce l'ho fatta lo stesso, questa gli fa un click in testa e dicono, cavolo, ce l'ha fatta quella che stava messa malissimo, ce la posso fare anch'io. Il seme è questo, sembra una cavolata, ma il racconto fra donne fa tantissimo. Infatti io quello che chiedo sempre a tutto è raccontatevi di più. Diventiamo tutte promotrici di Sai, questo circolo oltretutto in un virtuoso. mondo in cui apparentemente sembra che tutti ci si racconti tantissimo, ma insomma, con i social sembra che siamo sempre lì a raccontare qualsiasi cosa facciamo e qualsiasi esperienza abbiamo, tu dici invece forse non ci raccontiamo invece così tanto. Ci mettiamo in mostra più che raccontarci. Sì, ora il punto nostro, la nostra mission è autostima, farle sentire belle, farle sentire fighe. Fighe nel senso non di apparenza, che quello non guasta, sentirsi belle, sentirsi anche di bell'aspetto ed esserlo, curarsi, eccetera, ma sentirsi fighe proprio da dentro, nelle azioni. L'importante, se vuoi, nella vita sì, puoi anche raccontare e parlare, ma è quello che fai che racconta per te. Noi raccontiamo quello che facciamo, io invito tutte a raccontare quello che fanno, perché è molto facile ma poco efficace leggere un'intervista a una guru su una doppia pagina in una rivista e dici, cavolo, quella lì è super mega capo galattico della tale ditta o si è fatta da sola, fa i milioni, fantastico, brava, ma io che leggo non mi confronterò mai direttamente a lei perché io so che non posso arrivare ad essere come lei, magari una su 100, su 1000, sì, una su 10.000, ma la cosa più importante in realtà è raccontare questi piccoli successi, raccontare quello che fai, come ce la fai a farlo, perché quello sì che ha effetto sul tuo entourage. Ognuna può fare qualcosa per il proprio entourage, per le proprie amiche, chi gli sta intorno. Se tu racconti le cose che fai e se sei motore di crescita, perché le donne siamo in ascesa adesso. E quindi noi siamo la prima generazione, noi quarantenni, che abbiamo veramente diritto di assunzione. Noi cominciamo ad assumere. Noi che siamo state sul tavolo dei colloqui e ci chiedevano che età abbiamo per capire se stavamo per figliare o no. E allora in quel punto non ci Ok. Una domanda assumevano. che viene fatta ancora oggi. Però tante di Ahimè. noi adesso selezionano. Quindi voi che avete la decisione. Sapete cosa vuol dire stare dall'altra parte? Sapete probabilmente se avete dei figli cosa vuol dire gestire figli, lavoro, carriera, ma noi, per chi lo vuole, ovviamente, tutto Ah, è. beh, sì. C'è chi vuole stare a casa con i Una bambini ed è libertà. bellissimo, cioè non, però,
se ti piace avere il tuo lavoro, la tua indipendenza e gli stereotipi sociali dicono che se una dai figlioli, insomma, è meglio non assumerla, sono tutte vocine che hanno dietro, noi adesso siamo su quel tavolo e possiamo decidere chi assumere facendo tesoro della nostra storia, di quanto abbiamo faticato noi per sederci a quel tavolo. Ecco, quindi diciamo appunto dalla storia di sofferenza, difficoltà, perché la vita non è rose e fiori, sì. Diciamo, quindi, e quindi come arrivare a questo? La resilienza in esatto. tutte le sue sfaccettature. Questo vuol dire pianifico. Io prendo un'idea, mi viene seminata una cosa, dico ok, sono figa, yeah, ce la posso fare, ho quest'idea, cavolo, ci provo, anche la sera, anche nei weekend, ci provo. Questo aggeggio qua si apre, gli aggiungi delle pagine, è molto comoda. C'è anche una parte di pianificazione ogni settimana, okay. Molto motivation, e poi ha questi anelli che tu apri, metti fogli e poi lo giri così a taccuino, okay. Ecco perché ci piace con questi anelli, un po' strana devo dire, però molto comoda. Quindi tu pianifichi, perché in un'agenda sì, ci metti gli appuntamenti, però noi a livello proprio neurologico abbiamo bisogno di scrivere per riflettere. Oh, infatti è molto interessante appunto questa... Segniamo tante cose sui telefonini, le segno... Questa analogica che però... Ma c'è un motivo, c'è un motivo. Non muoverà mai, insomma. Dire. No, perché la progettazione avviene con la mano. Tu ti segni gli appuntamenti qua, sì, sì, ok? Sì, sì. Però c'è un connubio fra questi. Anche visivo, immagino, c'è cioè appunto tu vedi la tua sì, tabelle, vedo tantissime, poi mi tutte dicevi, cose colorate. Pagine, perché sì, voi creiamo pagine anche piccoline ecco così, appunto. Con liste di note, noi con le liste ci andiamo a braccetto. Ecco, queste qui sono, diciamo, degli extra che voi date a chi... Noi regaliamo degli extra gratis ecco. Ogni mese, chiunque si può iscrivere. Quindi ecco che torniamo invece al digital, e quindi tantissimo, è collegatissima col digital. Ogni mese c'è una parola diversa. Ogni mese noi regaliamo degli estratti, tu ne hai qua Dani di estratti? Sì, vedete per esempio liste, questo è regali fatti, regali da fare, cioè regaliamo tantissimi PDF da stampare a casa ed è semplice perché questo è un foglio normale tagliato in due. Ecco, come quindi si il contatto fa, con esempio, la realtà. Ok, allora come faccio se voglio l'agenda, se voglio beh, gli inserti, ormai l'agenda avanzo, sì, qualcuna la venderemo. L'agenda vuol dire che avete vissuto chissà dove. No, vabbè, anzi da aprire, perché te dove sono messo io. Ma appunto, se voglio sapere di più sull'agenda, se voglio su stilettoacademy.com nel nostro shop e anche proprio cercando in Splagenda sui social ci si può iscrivere. C'è anche un bit.ly, lo metteremo anche nei commenti, volendo è bit.ly che è l'accorciatore, slash insplaletter, perché c'è proprio la newsletter mensile con questi inserti. Ecco, perché appunto se io mi iscrivo, tu mi dicevo mi iscrivi, sì. Mi iscrivo a questa newsletter, mi arriveranno tutti i mesi degli extra che io posso esatto. utilizzare in questa agenda o in altre. Noi dal sì, perché questo è un formato hai comunque. Fatto solo ora. Come? Hai fatto più di un'agenda, hai fatto? No, abbiamo più versioni, ma dico anche altre agende che non vendiamo noi. Ah, okay. Questo è un format, anche lì vedi il contatto con la realtà, è una 5, perché in casa tu hai dei fogli a 4. Sì. Al limite lo puoi tagliare in 2 o in 4, quindi abbiamo fatto in modo che le ragazze possano essere autonome per stampare, sì. Non quei formati. Abbiamo provato a fare anche il formato filo, fax, ma è più complesso, ha 6 buchi, questa fai solo 2 buchetti e sei a posto. E poi soprattutto il foglio normale, la 4 da tagliare in 2. Però ci sono tante agende che sono in formato a 5. Quindi i nostri inserti possono essere usati anche da altre agende. Ah, quindi sono poi anche democratici. Quindi tantissimo, ma se non la rete è il posto più democratico del mondo. Ecco, come... non saremmo qua se non fossimo veramente democratiche. Dopo sei passata appunto, diciamo, iniziando appunto con il tacco, poi sei passata all'agenda. Perché è uno strumento... Senza abbandonare comunque... No, l'agenda è uno strumento che ti permette di pianificare e di fare. Cosa ti sta dando questo tipo di esperienza? Beh, da Stiletto Academy sono partite l'agenda, adesso stiamo per organizzare degli eventi di networking fra donne basati sul cambio merce, quindi tu vai lì, ti stai lanciando, non hai soldi per farti il logo, però tu fai magari agende e quindi scambi un'agenda o più cose con un'altra che ti rifà il logo, o una che fa il sito, tu gli fai una consulenza su altro. Tutte cose che servono comunque a quello che svegliamo con la femminilità e con l'autostima. Ci sono un sacco di satelliti, di azioni che però rispondono allo stessa mission e quindi cioè, piano piano così invidioso di non essere anch'io una donna per poter accedere a tutto ciò, perché insomma è davvero interessante e stimolante, immagino. Grazie. E creare una community così noi siamo 10.000 10.000
So che avete con un nome. Lavoriamo, giusto? Sì, no, nel gallinaio siamo 1.400. Ah, ok, no, questa cosa seguendoti sì. Sui social, proprio volevo chiederti. Il gallinaio è il nostro gruppo segreto dell'agenda, ma tu vai lì e dici, ragazze, mi è andata male oggi, oppure ho bisogno di qualcosa, ho bisogno di un commercialista, o boh, c'è quella stupida, quella stronza, di qua e di là, cosa faccio? E tutte rispondono, quindi è un vero gallinaio. Ah, ecco. Però nella newsletter siamo 10.000. 10.000? Sì. Noi lavoriamo tantissimo sui social, facciamo strategia sui social. La nostra newsletter verrà, il progetto dell'agenda verrà raccontato al Mashable Social Media Day a ottobre. Ah, ok. E quindi racconteremo anche i nostri numeri, quanto vendiamo, quanti numeri abbiamo, come facciamo a fare la nostra strategia. Nessuno ti racconta quanti soldi fa. Fa no, anche una roba che è impossibile sapere. 50.000 quest'anno. Però, insomma, complimenti. Grazie. Non vi fermate mai, come vi dicevo, da ottobre parlerete della prima ottobre, ci sono tantissimi altri appuntamenti, tra cui uno questa domenica. Questa domenica siamo qui a Milano. Okay, allora, domenica 9. Domenica 9 quando? Allora, c'è il mega corso di tacchi portamento con la sfilata finale che è divertentissima, si chiama tacchesimo. Mm-hmm. Quindi c'è questo tappeto rosso di 12 metri. Prima facciamo il corso, capiamo tutti i segreti dei tacchi, perché ti fanno male, quali sono le scarpe che ti fanno meno male, perché i tacchi fanno malissimo. Qui c'è una parte teorica di un'oretta con tanti disegni, i tendini, la schiena, ahimè fanno male, però ci sono anche i modelli scarpa che fanno male. Poi c'è la parte pratica con un metodo per camminare dritte, eleganti e fluide, e per imparare a gestire il bacino, perché non è vero che tutte le donne sui tacchi sculettano. Tu puoi anche gestire il tuo bacino e avere una camminata molto fluida ed elegante senza sculettare. E noi insegniamo a gestire, a calibrare questa cosa del bacino. Se vuoi sculettare, ti insegniamo a farlo, però sta a te decidere in quale situazione farlo. Ah, giustamente. E quindi? E poi c'è questo tacchesimo, questa sfilata, diciamo, che vince, quella che si diverte di più. Prima fuori onda, appunto, mi dicevi, non è un concorso di bellezza, non è la Miss Tacco, la Miss Gamba, no. Chi si diverte di più, okay, e diventa, guarda, io una volta ho visto una che era una ripetente, e a te, ragazza, ti ricorderò per tutta la vita, e ci ha rifatto una scena di Zoolander. Allora, quale scena ha fatto? Si era preparata una mutanda in più attaccata dentro la calza, dentro le cose. In Zoolander c'è una scena dove fanno la sfida, chi si toglie le mutande da dentro il pantalone, ah, sì, ok? Nella sfilata, e lei ha tirato fuori la mutanda a fine cosa, tutte morte dalle risate. È stato bellissimo, epico. Quindi si preparano la qualsiasi, perché tu fai questo tappeto lungo, c'è il fotografo alla fine, a un certo punto ti fermi e fai una mossa al fotografo. Non è che fanno le sexy, fanno la qualsiasi. E quindi io spiego loro prima andare a bere un bicchierino, sì, così si sciolgono un po' per la sfilata, che possono fare quello che gli pare per la foto, perché poi va a finire sulla nostra pagina Facebook. No, invito tutti ad andare a vedere la pagina Facebook, anche solo Stiletto Academy, dei tacchesimi. Dei tacchesimi, che, sì, è cosa, che è il battesimo del sul tacco. Sul tacco, okay, certo. Che è il tacchesimo. Appunto, quindi, ripetiamo, domenica 9 aprile, iscrizione gratuita sul link che vi metteremo nei commenti. E già nei commenti. E ci sono anche, non c'è soltanto il corso, ci sono 13 stand di tutte cose intorno ai tacchi, quindi facciamo riscaldamento Pilates per mettere meglio i tacchi, c'è uno stand che fa cake design solo biscottini sui tacchi, abbiamo i parrucchieri, abbiamo l'estetista cinica che vi guarderà le gambe, i sederi per vedere se avete la cellulite e vi darà delle soluzioni, abbiamo chi vi insegna a fare i selfie, chi parla di consapevolezza del pavimento pelvico. Ci sono tantissimi stand a tema, quindi è una sorta di mini fiera, e abbiamo anche i gentleman misuratori di tacco. Ecco, questa cosa è questo per gli uomini, quindi adesso prendete, no, già avete il video registratore, registrate, prendete appunti. Allora, cos'è questa cosa? Io domenica ho da fare, no? Allora ti faccio vedere subito. Eccola qui, questa è una scarpa col tacco, questo è uno stiletto con il tacco, ok? A uno dei primi eventi che ho fatto, a un certo punto c'è questo tacchesimo, le palette, i giurati, e c'erano due o tre pari merito. Ok. E non sapevamo come fare, perché rifare una sfilata di cosa, di spareggio, insomma. Allora qualcuno mi ha detto, bisogna che vinca il tacco più alto. E io da architetto avevo il mio metrino in tasca, in borsa, ho preso, ho misurato, ho detto ok. Architetto. Sì. E ho misurato il tacco, e però qualcuno ha detto non vale, perché quello più alto è più largo ed è più facile, più stabile, quello più basso però è più fine e secondo me è più difficile. Allora io ho pensato, ho detto hai ragione. Tornata in studio il lunedì mattina,
Sono andata dai miei nuovi stagisti ingegneri e ho detto: ragazzi, un lavoro per voi. E loro felicissimi: farò il grattacielo, la nuova Gaolenti, dovevo pensare, farò il grattacielo, e gli dico, simbolo no. di Milano, no. Dovete calcolarmi che cosa? Il rank di difficoltà del tacco. Ecco. Voi andrete a mettere in correlazione la lunghezza del piede, che è il numero di scarpa, fantastico, l'altezza del tacco meno il plateau, quindi è l'inclinazione, con anche il coefficiente di difficoltà, che più è largo, più è basso il rank finale, più è fine, più si alza il rank. E quindi abbiamo il rank di difficoltà del tacco normalizzato da 0 a 12. Quindi in evento ci saranno dei gentleman, anzi potete candidarvi, abbiamo bisogno di 5 almeno, perché sono 150-200 ragazzi e tutte vorranno sapere chi ce l'ha più alto. E quindi... E le farete sedere, io vi do il file che potrete anche riutilizzare personalmente se volete tirarvela con le ragazze, questo calcolo Excel, portate il computer, vi do il file e bisogna mettere soltanto due misure, altezza del tacco meno il plateau e larghezza, e il file ha tutto un calcolo e viene fuori il rank che scriverete sull'etichetta che la ragazza avrà già qua. Ah, quindi c'è un coefficiente? Un coefficiente, il rank da 0 a 12. Perfetto, come... Sì. Bene, no, io sono ancora rimasto sconvolto a questa idea dei poveri stagisti che dovevano progettare il grattacielo della vita. Si sono scervellati, è stata una sfida per loro. Immagino, una cosa bellissima. È una, tra l'altro, è una macro che non è semplice, è un calcolo, perché se, molti calcoli per i grattacieli si fanno ancora su Excel. Ah. Calcoli di massima, grossi, anche grossi, fanno girare delle macro pazzesche su Excel. Vedi, e quindi sì. Insomma, grazie alla Stiletto Academy hai trovato un buon esercizio di stile che poi è stato, anzi, dovremmo cercare di metterlo sulla pagina. Così chiunque può raccalcolare, perché calcolatore di ranking, che tra l'altro vale per ogni paio di scarpe. Io che ne ho tipo, non so, tante. Se lasciamo. Esatto, potrei calcolare il rank di ogni paio. E poi segnarle sulla agenda e metterle in ordine nella scarpiera in base al rank di difficoltà. Ora io ce l'ho in ordine per colore, però. Ah, ok, perfetto. Mm-hmm. Anche io che mi ce l'ho. Quello tipo me... quelle nude, come quelle che avevo oggi, sì. Ne ho tipo 10. Ah, ok. Sì. Perché poi la tua è una vita che ormai devi sempre stare sui tacchi, però non puoi farne a meno. No, no, non so se mi avete visto arrivare, sono arrivata mai vista con degli stivaletti con un tacchetto così largo, così che per me non sono tacchi, sono ciabatte. Ah, ok. Però io vado in giro anche con i sandali tedeschi, perché quello che insegniamo ai nostri corsi, i tacchi fanno male, anzi fanno malissimo. Ok. Quindi no, non uscirete dai nostri corsi pensando di camminare 7 su 24, 24 su 7 sui tacchi. Okay. Assolutamente no. I tacchi sono come il capitale solare, abbiamo il capitale tacco, massimo 3 ore al giorno. Ah. Ci sono dei modelli, perché si rovina tutto. Tu pensa che il nostro corpo appoggia tutto il peso sul tallone, non sulla punta. La punta è uno stabilizzatore. Mm-hmm. Quando tu metti i tacchi, inverti questa cosa e passi dal tacco alla punta. C'è lo snodo dei metatarsi, dolore, per quello che i tacchi fanno male. Non sono naturali, non vanno bene, fanno malissimo e bisogna averli di ricambio in borsa. Ok, quindi tu dici, sì, metteteli, fanno bene, cambiateveli, ad esempio. Tantissimo, perché la postura ti fa sentire tutta... Però, insomma, e quello lo spieghiamo, non c'è perché... solo postura, c'è anche fisico che invece possono far male. Ma in realtà è uno strumento... Da usare con parsimonia, come si dice. Tantissima come... parsimonia, però dici perché se fanno così male li mettete? Per piacere ai maschi? No, quella è una conseguenza, che a un uomo piaccia... Di cui siamo ben contenti, nel senso, non vorrei... Beati voi. Okay. È una conseguenza che a un uomo piaccia di più una donna con i tacchi, perché cambia la postura, esce di più il culo, le tette, perché? Perché ti devi raddrizzare, noi spiegheremo tutte queste cose. Ma facendo così male dici perché continuate a portarli? Perché questa postura diversa, e lo spiegheremo durante il corso, ha proprio delle reazioni fisiologiche dentro di te. Uh-huh. Questo cambiamento di postura ti fa sentire in un modo molto power. Infatti parliamo di empowerment, e quindi questo è un vero strumento. Non è un accessorio come una borsa o un rossetto. È un che turbo. Sì, è proprio un catalizzatore, ma è fisico. Quindi è un vero strumento. Non va per induzione, per suggestione. No, no, è uno strumento. Quindi lo usiamo anche per fare team building nelle aziende, tantissime cose. Sì. Beh, allora, non c'è da che fare venire domenica. Vi aspetto domenica, è gratis. Allora, ripetiamolo per l'ennesima volta, così nessuno può dire che non abbiamo spiegato bene. Domenica. In home su stilettoacademy.com, okay. Trovate l'evento di Milano, quello di Genova e quello di Campione, per ora. Perfetto. Ci saranno altre date. Domenica a Milano, ore? Dalle 15 alle 19, okay. Al Meliá, in via Masaccio 19, un albergo bellissimo, nostro partner in questo evento. Ricordiamo, evento è gratuito. E si beve un vino che si chiama La Pettegola, cosa volete di più? Ok,
cosa volete di più appunto per questa domenica? Veronica, siamo in chiusura, io ti ringrazio davvero tanto di io essere ringrazio venuta. Voi che ci siamo dimenticati una marea di cose da raccontare, ma no, perché bene. Fate veramente tantissime cose con Stand Academy, quindi e siamo anche tante siamo anche tante tutte donne sì. Almeno una quota azzurra non c'è, no? Ma noi non crediamo nelle quote rose, nelle quote azzurre. E in questo caso proprio c'è. Noi crediamo nelle quote grigie. Nelle quote grigie. C'è da salvaguardarlo, ma non è un maschietto, giusto così, da un beta tester. Ma sai, quando tu lavori con un pubblico femminile, come fai a capire il tuo pubblico se tu la figa non ce l'hai? È proprio quello. E lì, insomma, non c'è. Ti ho lasciato, scusa. Non c'è. No, hai fatto benissimo, perché non c'è alternativa a questa. È per quello che non lavoriamo con uomini. Io mi chiedo veramente voi come ragionate, come sentite. Siamo diversi. Noi siamo per la parità. Non lo sa neanche l'uomo come ragiona, quindi guarda su. Noi siamo per la parità, ma anche per le nostre differenze. Siamo diversi, biologicamente diversi. Ormonalmente diversissimi, lascia fare. Infatti su quello stavo ragionando, su certi giorni del mese che insomma non saranno facili. Noi ci sincronizziamo i cicli, vedi? Che fate vacanza quella settimana, cioè, in modo da non avere a che fare l'una con l'altra, sarebbe un'idea. Ora andiamo a Malta, 2 settimane. Ah, ecco, vedi? Sì. Vedi, ottimo. Ben, allora buon viaggio anche. Grazie. Allora, no, buon tutto per domenica. E vi aspettiamo domenica. Domenica appunto al Migliano, ricordiamo, con il tacchesimo Stiletto Academy. Academy, che è appunto una giornata, era un pomeriggio veramente pieno di regali anche, vabbè. Cioè, si beve, vi regalano la roba, vi insegnano cose interessanti, consulenze di ogni genere. Sì. Poi c'è appunto quasi una microfiera. È una microfiera e stiamo evolvendo verso la fiera, assolutamente. Perfetto, allora noi davvero ti ringraziamo tantissimo per stare con noi. A voi. Sono proprio contento di averti avuto ospite, sono sicuro che il nostro pubblico risponderà molto bene al tuo appello e quindi ci rivediamo. Gentlemen che volete venire a misurare i tacchi, iscriveteci info@stilettoacademy.com. Se non avete paura, perché insomma, se non avete paura, c'è posto ancora per voi 5 che insomma dovete andare a misurare il coefficiente rank di difficoltà del tacco. Esattamente. Grazie mille davvero e a presto allora. Grazie. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito questa mattina in diretta alle 7.30 con i nostri telegiornali in quest'ultima piacevolissima mezz'ora in compagnia di Stiletto Academy. Vi do appuntamento oggi pomeriggio, ore 18, nuovo orario, con il telegiornale di Milano All News, edizione della sera, con largo spazio ai gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook e alle loro segnalazioni. Io personalmente vi do appuntamento invece a domani mattina con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto!